Taglio del nastro a Pescara per la nuova sezione che da oggi arricchirà il Museo delle Genti d'Abruzzo. L'ala dedicata alle genti di mare è il punto di partenza della collezione permanente che arricchirà le sale del Museo del Mare al termine dei lavori di ristrutturazione, come spiegato da Emilio Della Cagna, presidente del Museo delle Genti d'Abruzzo. E oggi per noi è un motivo di grande soddisfazione perché abbiamo realizzato un sogno che avevamo da tempo, cioè di allestire una parte del museo che per noi era mancante, cioè diciamo così, una sorta di riconoscimento alla marineria e ai pescatori e alle famiglie anche dei pescatori abruzzesi. Il Museo delle Genti di Mare rappresenta, diciamo così, un racconto che noi facciamo attraverso sistemi anche, devo dire, moderni oggi di offerta museale, con dei pannelli che raccontano sia dei beni che dei, diciamo così, dei pannelli che possono raccontare la storia della tradizione, appunto, della marineria abruzzese. E per noi è un motivo di grande vanto e quindi speriamo, insomma, che possa piacere anche ai nostri visitatori, ai nostri cittadini. Va a colmare appunto uno spazio, diciamo così, che mancava, e un'offerta culturale maggiore, ma principalmente anche per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, che avranno la possibilità di visitare sia le sale espositive, che ovviamente ormai sono da noi da oltre 30 anni, e anche, ripeto, dei reperti e delle storie che vengono raccontate nei nuovi spazi, nei nuovi allestimenti. Quindi il mio è veramente anche un appello alla cittadinanza, alla nostra comunità, di venirci a trovare. Ricordo che il Museo delle Genti d'Abruzzo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compreso i giorni festivi, quindi veniteci a trovare. La collezione, ospitata nella sede del museo in via delle Caserme a Pescara, è stata allestita anche grazie alla collaborazione del FLAG Costa di Pescara, come annunciato al TG8 dal presidente Claudio Lattanzio. Finalmente siamo riusciti a portare a compimento una delle azioni previste dal piano d'azione del FLAG, di valorizzare quanto più possibile la memoria e la tradizione della pesca. Abbiamo finanziato la realizzazione di una sezione del Museo delle Genti di Mare, che per adesso trova allocazione del Museo delle Genti d'Abruzzo e che poi definitivamente troverà posto all'interno del Museo del Mare.